Questo è un pavimento fatto di pietre e di marmo, nere, bianche e rosse. Il pavimento è pensato esattamente come si facevano i mandala nell'Oriente, quindi io considero questo come un mandala occidentale, nel rapporto dove quello che è iscritto nel mandala sono dei simboli che devono riportare, camminandoci sopra, a qualcosa di molto antico. E nello stesso tempo, proprio perché è antico, totalmente contemporaneo, perché non c'è divario tra quello che è successo e quello che succede. Ed è per questo che noi oggi stiamo dopo 800 anni siamo esattamente allo stesso punto, perché in qualche maniera non abbiamo capito la storia di quello che è successo e quindi dobbiamo ricamminarci sopra. Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla. Certo. Però c'è qualcosa nel nostro inconscio che fa che dobbiamo ripeterla, perché se no la ripeterei. Un fatto in più, che in verità noi siamo molto uguali a quelli di prima. Cioè in realtà noi siamo molto più vicini a quell'epoca di quanto non lo crediamo. È cambiata la forma. Ma nella nostra psicologia intima, in una parte delle nostre reattività, poi con gli anni un po' miglioriamo. Io credo che finiremo, come dice Théard de Chardin, al punto omega, però è ancora lontano. Continuo giusto brevemente. Sì. La simbologia che c'è una spada, quella che sembra un giglio, ma in realtà è la spada di Santiago de Compostela. La spada di Santiago è la spada del cammino. Il cammino che porta a Santiago, ma in realtà la spada di Santiago nasce quando gli spagnoli, cacciando gli arabi, un certo momento hanno questa visione di San Giacomo con la spada che taglia le teste agli arabi, e da lì diventa la spada croce, che è il simbolo di Santiago, ma è anche il simbolo della cristianità, cioè la croce che diventa spada, cioè si rigira e diventa spada. In questo senso la spada è vista in prospettiva, come se segnasse un punto all'infinito. Come se stesse per tagliarti la testa. La parola che c'è scritta in arabo non vuol dire jihad, ma vuol dire origine, perché si legge da destra a sinistra ed è origine, masdar in arabo. L'ultima lettera abbraccia la spada, come l'accompagna. Quello che vedete è un tratto di una scrittura cufica araba ed è un pezzo di una poesia che è scritta, che è stata fatta a Palermo, è stata scritta in Sicilia. Questa qui è una pennellata quando giri il pennello. Come la farebbe un rovescio. Sì, come che riguarda tutto quanto, lo unifica, ma nello stesso tempo crea un centro, cioè il centro è l'origine, e certo che questo qui è il centro.